Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante ebook appena pubblicato da Passerino Editore, che si intitola Gaeta e il suo diritto marittimo, di Alfonso Mignone, che abbiamo il piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale io lascio subito la parola perché ci parli di questo diritto marittimo e di Gaeta. Prego, Alfonso, a te. Buongiorno Maurizio, rieccoci, grazie sempre per dare visibilità a queste ricerche che diciamo hanno la valenza di far conoscere praticamente agli studiosi quella che è la storia marinara. Come ben sai, io approfondisco queste tematiche concentrandomi soprattutto su quelle che sono ovviamente le istituzioni giuridiche marinare dei territori del Mezzogiorno. Per me Gaeta a pieno titolo rientra tra questi territori. Tra l'altro, come tu ben sai, è una mancata Repubblica Marinara, nel senso che non compare tra le quattro bandiere della Repubblica Marinara, perché ovviamente nel ballottaggio con Amalfi fu preferita Amalfi, ma a pieno titolo per la sua storia è da considerarsi a tutti la Repubblica Marinara, per la sua storia, per la prevalenza dell'attività mercantile che i gaetani esercitavano durante il periodo non solo medievale, ma anche ovviamente quello preunitario. Bene, perché ho voluto dare questo titolo? Perché effettivamente Gaeta, come gli altri ducati tirrenici, quindi Amalfi, Napoli, Sorrento, è accomunata da queste origini del diritto commerciale, del diritto marittimo romano. Questo perché ovviamente i ducati, come ben sai, sono ducati satelliti di Bisanzio e quindi le loro comuni origini partono dal diritto romano, quel diritto romano marittimo che trae la sua origine dalla Lex Rodia. Lex Rodia poi, come ben sappiamo, entra nell'ordinamento giuridico romano, viene armonizzata e poi ci penserà l'imperatore Giustiniano. Fare il codice Giustiniano, a inserire ovviamente la Lex Rodia nel digesto, e poi successivamente altra normativa emanata durante l'impero bizantino va a creare altre norme che vengono codificate. Per esempio, è il Nomos Rodion Nauticus, i basilici dell'imperatore Leone l'Isaurico, che prendono il nome anche dal. Perché l'inizio dell'opera fu commissionato dall'imperatore Basilio I, che è il padre dell'imperatore. Se ricordi, ne abbiamo parlato anche in un articolo qualche anno fa, diritto marittimo bizantino. Ebbene, queste norme codificate sono utilizzate ovviamente dalla classe mercantile del Tirreno. Vengono utilizzate anche a Venezia e a Trani, quindi vengono utilizzate giustamente anche in tutti quei territori che facevano parte dei tema bizantini. Poi cosa accade? Ovviamente il diritto mercantile comincia ad essere uno ius commune maritimum, cioè le consuetudini marinare vanno a colmare quelle che sono le lacune, oppure vanno ad aggiornare quelle che sono le lacune. Del diritto romano, che ovviamente deve essere rivalutato, perché poi con la commistione che si viene a creare in quel periodo, un periodo di continui assalti, assalti dei Longobardi da nord, assalti dei Saraceni, insomma, è normale che poi il diritto deve poi conformarsi a quelle che sono le usanze dei popoli. È vero che Gaeta rimane comunque una città che, nonostante le successive dominazioni, dopo il periodo glorioso degli Ipati, il periodo glorioso del Ducato, riesce comunque sempre a mantenersi autonoma dal punto di vista commerciale, ottenendo anche dei privilegi dai vari sovrani che poi fanno a regnare. Nel Regno di Sicilia.
Quindi che cosa accade? Che a differenza di altre città marinare, come Trani ad esempio, come Ancona, come Noli o come Messina, non si dota però di statuti marittimi autonomi, ma fa confluire quelle che sono le antiche tradizioni marinare, le usanze, le regolamentazioni del caso, nei suoi statuti civici, che come sappiamo, statuta privilegiat consuetudines civitatis caete, risalgono alla seconda metà del XIV secolo, però erano ancora sotto una tradizione orale. Effettivamente si deve aspettare la fine del Medioevo e il 1553 per vederli finalmente messi per iscritto, però rimangono sostanzialmente immutati tranne nel linguaggio, perché ovviamente, come tu ben sai, da un latino medievale, che è la lingua utilizzata per qualsiasi codice, quindi non sfugge a questo neanche la codificazione marittima, si passa ovviamente alle prime forme di volgare, quindi le prime forme che assomigliano più o meno nell'italiano. E quindi, se andiamo a spulciare gli statuti di Gaeta, che voglio ricordare per chi fosse curioso, sono conservate nella chiesa principale della città di Gaeta, quindi il Duomo di Gaeta, e chi va a leggere ovviamente questi capitoli che io ho voluto inserire nel libro, quindi ho fatto una cernita di quelli che sono i capitoli dedicati al diritto marittimo, al diritto mercantile. E tra i vari, diciamo, libri si segnalano questa raccolta, si insegnare in questa raccolta il libro primo, il libro secondo, il libro terzo e il libro quarto, quindi in un ordine sparso. Cosa dire? Che cosa mi ha colpito di più nel trascrivere e studiare queste norme? Tra l'altro, un lavoro che non si faceva da metà 800, perché prima di me c'era un insigne studioso del diritto commerciale come Nicola Nianelli, che scrisse un trattato su tutto quello che era il diritto marittimo delle province meridionali del regno. E peraltro si era limitato a riportare, senza commentarli, diciamo, questi articoli. Poi c'è stato un periodo di oblio, forse dovuto al fatto che Gaeta, a differenza di Amalfi, non ha avuto tutta quella pubblicità e quell'enfasi, quegli studi come ben sai, hanno portato poi a una rivalutazione delle tavole amalfitane, a una conservazione, a dei convegni e a tantissime opere che hanno comunque studiato. Tra l'altro, mi inserisco anche io, perché anche io scrissi un commento dei capitoli della tabula di Amalfa. Ebbene, ciò che mi ha colpito di più è la regolamentazione della pesca. Noi riusciamo a capire che già nel 1300, sembra quasi una cosa fatta nei giorni nostri, si parlava di pesca sostenibile, ossia il litorale gaetano, che come sappiamo è molto ampio, e comunque esistono dei comuni come Formia, Castelforte, Scauri, Turno, e quindi tanti altri fondi, quindi tanti altri, diciamo, territori, Sperlonga, Terracina, ebbene, veniva lottizzato e vi era una sorta di pratica che in termini anglosassoni chiameremo turnover, ossia non si poteva pescare se non con orari prestabiliti, con prenotazione. Effettivamente così, quelle che noi chiamiamo prenotazione. Questo che cosa serviva? Serviva a regolamentare il pescato, perché già si sapeva che comunque le specie ittiche erano risorse esauribili, e quindi vi erano delle sanzioni molto severe per chi, insomma, non rispettava queste regole. Quindi se un turno non veniva utilizzato, passava direttamente quello seguente. E quindi è stato un tentativo di regolamentazione. Certamente nella pratica si è assistito ovviamente a tante infrazioni, a tante controversie, controversie tra gli stessi pescatori, controversie tra i pescatori e l'Universitas di Gaeta, e quindi parecchie controversie giudiziarie che ci sono state per, insomma,
capire effettivamente quanto era il pescato, un po' come accade anche oggi, dove le controversie in materia di pescato vanno al giudice penale, perché ovviamente o si è pescato per taglie inferiori che non erano consentite, oppure si è pescato in eccesso rispetto alle quote che sono state assegnate. A Gaeta, nella seconda metà del XIV secolo, già si aveva quella cultura di salvaguardia della risorsa ittica che noi vediamo cristallizzata nel diritto dell'Unione Europea. Quindi possiamo dire, insomma, molto avanzati in questo campo. E a proposito di giurisdizione, ebbene, Gaeta ha in comune con gli altri ducati tirrenici la presenza di un'istituzione particolare che fa da giudice marittimo, possiamo dire, che è il console. Infatti, i consolati del mare nel Medioevo sono veramente quei tribunali specializzati formati dai mercanti che sono ovviamente atti a dirimere le controversie, cercarle di farle cessare come una sorta di giudici conciliatori. Quindi, essendo esperti della materia, perché magari provenivano proprio dal ceto mercantile, cercavano ovviamente di dirimere le controversie anche in tempi utili, perché il commercio non si doveva fermare. Quindi è una consuetudine che troviamo in tutti i popoli rivieraschi. E poi, per quanto riguarda l'istituto consolare, noi dobbiamo poi fare delle precisazioni, perché l'istituto consolare è abbastanza vasto. Noi abbiamo ovviamente a Gaeta una trasformazione di questi consoli da consoli giudiziari a consoli politici. Che cosa sono i consoli giudiziari? La magistratura consolare in molte città marinare, che avevano magari dei fondaci o delle colonie al di fuori del proprio territorio, erano quei magistrati che tutelavano i diritti dei cittadini che vivevano oltremare e magari li tutelavano soprattutto nelle controversie commerciali. E quindi ne abbiamo di esempi, ne abbiamo tanti. Quindi Gaeta non sfugge, e quindi lo riscontriamo a Venezia, lo riscontriamo a Genova, lo riscontriamo ad Amalfi fin quando è stata attiva in tal senso. Quindi diciamo che questa è l'unica cosa che si è conservata rispetto a quello che effettivamente ancora oggi è la funzione dei consoli, quella di assistere ovviamente le persone fuori dal territorio di appartenenza. Ma a Gaeta c'è la trasformazione anche in consoli politici, perché poi le autorità cittadine cominciano ad avere questo titolo. È vero che durante il periodo ducale c'è stata comunque anche un'attribuzione dei maggiori poteri a determinate istituzioni. Allora, solo Gaeta ha gli ipati, ma in realtà gli ipati hanno lo stesso ruolo che svolgono i duces ad Amalfi, lo stesso ruolo che svolgono i dogi a Venezia. Quindi assumono vari nomi, come prefetto, come dux, come consul, come ipata. Si tratta ovviamente delle autorità cittadine maggiori. Quindi noi quando parliamo di repubbliche marinare, caro Maurizio, come ben sappiamo da tutte le ricerche che sono state fatte dagli storici, noi parliamo sempre comunque di autocrazie. Quindi repubblica marinare è un termine ottocentesco, ma in realtà vediamo che vi sono degli uomini al comando che rivestono quella carica che ha la caratteristica di essere erede di una carica che è sorta durante l'impero bizantino. Quindi l'impero bizantino aveva lasciato questi prefetti, queste persone al comando nei posti dove ovviamente l'impero bizantino si era espanso. Gaeta ha una sua particolare, diciamo, storia, perché con la fine dell'autonomia e quindi col dominio normanno, poi svevo e via dicendo, riesce comunque ad avere dei privilegi ad essere autonoma. Soprattutto riesce ad ottenere delle esenzioni daziarie e delle esenzioni commerciali rilevanti. E questo a partire dai normanni, da Ruggero I, e lo riesce a conservare fino al periodo aragonese.
Questo perché? Perché Gaeta aveva un porto strategico e quindi ovviamente le concessioni dei sovrani erano anche una sorta di dot des, perché Gaeta è stato poi anche un porto utilizzato dalla corona aragonese. Ma Gaeta è un porto che per la particolare posizione strategica viene utilizzato dal Papa. Viene utilizzato dall'abbazia di Montecassino, perché anche l'abbazia di Montecassino aveva ovviamente una piccola flotta e aveva questa particolarità di commerciare lungo il Garigliano e arrivare fino a Gaeta. Quindi un territorio con una storia molto ricca, con delle usanze che sono state, secondo me, un po' tralasciate, forse, ripeto, l'eco di Amalfi ha dato più spunti agli studiosi di approfondire la tematica, però ci sono degli aspetti molto interessanti, soprattutto perché territorialmente Gaeta è vicina allo stato pontificio e quindi il ruolo di Gaeta è abbastanza nevralgico. E in pochi sanno che anche Gaeta aveva comunque dei fondaci e aveva comunque delle colonie nel Levante, aveva delle colonie in Barberia, esercitava un traffico notevole. E poi tutti ricordano come i Gaetani siano stati dei protagonisti assoluti anche a livello di marina militare, perché se ricordiamo la battaglia di Ostia, la celebre battaglia che salvò il Papa dagli assalti dei Saraceni, nelle marinerie coinvolte, quindi Napoli, Amalfi, Sorrento, c'era anche Gaeta. I Gaetani sono stati protagonisti anche funzioni antisaracena nella battaglia del Garigliano. Insomma, abbiamo un popolo che riesce ad ottenere sia dai sovrani sia dal potere papale determinati favori. Anche la vicinanza con Montecassino non è da tralasciare, perché era possibile non solo per i monaci dell'abbazia, ma anche per i gaetani, riuscire a navigare senza pagare dazi, quindi con delle percentuali di favore nei scambi commerciali che si erano conquistati con la fedeltà. Infatti, fino alla caduta del 1861, Gaeta e insieme a Messina erano considerate le città più fedeli al regno, quindi lo sono state nonostante le varie dominazioni. Quindi è importante capire che l'importanza di una città marinara è dovuta al fatto che non solo c'è questa strategicità, non solo c'è questa grande potenzialità, stiamo parlando di una città mercantile che come Amalfi sa farsi strada, quindi il ceto mercantile influisce non poco, sia in politica interna che in politica estera. Quindi come sai all'epoca la politica estera la facevano i mercanti, quindi quanto più diciamo, una città mercantile era sviluppata, tanto più sovrani e papi se la volevano fare alleata. Quindi è una circostanza che non va tralasciata. Quindi questa piccola ricostruzione che faccio è per dare dignità, insomma, come Genova, come Amalfi, come Pisa, come Venezia, non solo ad una città mercantile che fosse stata un po' bistrattata rispetto alle altre, ma che effettivamente si era data anche una regolamentazione abbastanza importante e la riesce a conservare fino al XVII secolo. È interessante, è un argomento inusuale, nel senso che appunto noi siamo abituati a sentir parlare delle repubbliche marinare, quattro, e in realtà erano molte di più, e Gaeta credo che rientrasse a pieno diritto in questa situazione. Io ricordo ai nostri videoascoltatori che possono
acquistare questo ebook su Amazon e quindi la cosa importante è ricordare il suo titolo, che è Gaeta e il suo diritto marittimo di Alfonso Mignone, appena pubblicato da Passerino Editore alla modica cifra di 4,99 euro, quindi ne vale davvero la pena per avere un punto di vista e una visuale su una cittadina importante, molto più di quanto non si conosca. Per questo ti ringrazio molto, Alfonso. Grazie a te Maurizio e si spera alla prossima. Grazie Va bene. e una buona giornata. Anche a te.